Amici di Stylis, ben ritrovati ad un altro appuntamento con il piacere di piacersi. Benvenuta alla nostra Antonietta. Grazie. Durante il periodo estivo, la pelle è sempre più esposta a sollecitazioni esterne che hanno potuto danneggiarla. Sole, salsedine ed alte temperature possono rendere la pelle asciutta e priva di tono. Soprattutto le prolungate esposizioni al sole disidratano la pelle e ne provocano l'invecchiamento precoce della cute. Antonietta, che cos'è l'acido ialuronico? L'acido ialuronico è una macromolecola in grado di trattenere grandi quantità di acqua, tant'è vero che riesce a trattenere 1000 volte il suo peso molecolare. Essa si trova già naturalmente all'interno del nostro organismo, ma con il passare degli anni tende a diminuire. Quindi il consiglio che possono dare gli esperti è quello di usare cosmetici che abbiano all'interno un acido ialuronico sia a basso peso molecolare che ad alto peso molecolare, perché l'alto peso molecolare porta l'idratazione a livello cutaneo, mentre il basso peso molecolare fa una idratazione più profonda, ma soprattutto ha un effetto ridensificante della pelle. Questa tipologia di acido ialuronico si trova in tutti quei cosmetici, sia per il viso che per il corpo, ad uso professionale. Può essere l'acido ialuronico anche un aiuto per le articolazioni? Sì, proprio perché appunto già è presente all'interno del nostro corpo, quindi noi lo produciamo di norma almeno fino alla menopausa, quindi subito dopo la menopausa si potrebbero effettuare quelli che sono comunque dei trattamenti esterni per far sì che esso si sviluppi di nuovo naturalmente. Quali tipi di trattamenti estetici a base di acido ialuronico consigli? Allora, come acido ialuronico consiglio sia trattamenti appunto domiciliari, quindi l'acido ialuronico che si trova all'interno dei prodotti domiciliari, quindi di creme, di fanghi, di bendaggi, ma anche l'acido ialuronico inteso come filler nei casi più gravi, insomma, dove abbiamo delle rughe profonde, dove presentiamo sulla pelle delle rughe profonde oppure abbiamo un rilassamento troppo evidente sul corpo, quindi delle iniezioni di acido ialuronico presso un medico estetico. Con l'avanzare dell'età e in caso di intensa attività sportiva, la produzione e la concentrazione dell'acido ialuronico diminuisce, causando rigidità e molto spesso dei fastidi alle articolazioni. Per compensare questa perdita è utile assumere degli integratori specifici che apportano la giusta quantità di acido ialuronico appunto per le articolazioni. Cosa possiamo abbinare oltre all'utilizzo degli integratori? Allora, sicuramente oltre all'utilizzo degli integratori che devono essere consigliati da o un dermatologo o da un nutrizionista, quindi da una persona competente, bisogna sicuramente per aiutare appunto lo sviluppo dell'acido ialuronico fare esercizio fisico mirato per almeno 30 minuti ogni settimana per 3 giorni a settimana. E poi sicuramente dopo la doccia usare quelli che sono dei cosmetici che aiutano a rinvigorire la pelle. Grazie Antonietta per i tuoi consigli e per essere stata con noi. Grazie. E arrivederci a tutti alla prossima puntata del Piacere di Piacersi.